Amici, amiche di Canobisboch, sono ancora qua con Tringhi che sta continuando a picchiare prima il NES, poi il Master System. Questo è Kung Fu Kid per Master System. Dichiara ancora una volta l'obiettivo. Quanto ci metterai secondo te questa volta? Questo sì, ma sono tutti giochi su 15 minuti, 20 massimo, una cosa così, sono abbastanza... Ma non c'è neanche da fare tanto in fretta o lentamente, cioè sono lineari, proprio vai avanti. Se lo fai dritto, lo fai dritto. Lo fai dritto e basta. Bene, allora iniziamo. Queste musiche cinesi. Bellissime. Domanda per Tringhi, come te la cavi con Zul? Mai fatto. Mai fatto. Jacopo scrive controllo e è sempre colpito dalla tranquillità. Beh, ma questo ci insegna molto sui videogiochi. Essere dei grandi videogiocatori vuol dire essere dei videogiocatori calmi. Come vi insegno anche io quando mordo il controller mentre muoio in Battletoads. Ci sono alcuni giochi che svegliano il moscone che c'è in noi. Va bene. È molto... Allora, anche Kung Fu Kid è estremamente Master System. Sto sprite semplice semplice mi piace da morire. Quella... Sì, quello... Specie di gamberetto che... Poi vai. È proprio un gambero. Prende tutti. Cosa è successo? Il Master System ha avuto un momento di... Ha buttato fuori per un momento un modo grafico che non, ha che non è stato digerito da Elgato. Mi ha già dato le... Le robine da lanciare infuocate. Non ho mai capito cosa sono quelle robine, tu lo sai. Passerotto dice che non bisboccio, non so se l'hai già fatto, ma mi spieghi un po' di background dell'uomo più calmo del mondo, qui presente Tringhi, e come mai finisci tutti questi giochi senza nemmeno un sussulto di nervosismo? Allora, l'abbiamo già raccontato, ma lo riracconto. Tringhi vive da solo con il suo cane su una barca a vela nell'oceano Atlantico, dalle parti delle Canarie. Di giorno naviga, mantiene la barca e fa le robe necessarie a sopravvivere, e di notte gioca videogiochi. Questo è un po' il riassunto del perché è così calmo. Kung Fu Kid dicono è un po' Green Beret e un po' Air Kung Fu, è vero. Anche qua c'è del wall jumping e del sequence breaking, no, insomma c'è uno skip piccolino qua. Mi piace che sfanculi le rane a calci. Salto sempre perché ovviamente lo scrolling è più veloce col salto. Jax vuole venire sulla tua barca una settimana per impossessarsi della calma e della bravura dei videogiochi. Tipo stanza dello spirito del tempo, ecco, quello è un po' un concetto giusto. Secondo me la barca è la tua stanza dello spirito del tempo. Può essere. Quella X mi fa strano, quella X sul muro, non capisco cosa sia. Una finestra. Sì, ma... Tu hai idea di che cosa possono rappresentare quei robi lì? Quelli lì sono le multe degli ausiliari della sosta. Ha risalito il Ticino per venire da me? No, in questo momento credo che la sua barca sia... È ancora alle Canarie in porto, ma devi riparare il motore, giusto? Sì, dovrò cambiarlo molto probabilmente, perché è entrata acqua nel carter, si è annacquato tutto l'olio, si è grippata una bronzina di una biella, c'è cioè proprio da rettificare l'albero, insomma, è proprio un... È
messo bene. Sono due, sei morto. Stavo dicendo, ho poca vita. Va bene. Vabbè, ce ne abbiamo di vite. Possiamo dire che Tringhi è un cervello fuggito? In molti sensi, secondo me, sì. Un cervello in fuga in mare. Non tutti i cervelli fuggono in America, in Inghilterra, così. Alcuni si danno proprio alla macchia. Io, ragazzi, scappo in mare. Dipende da che cosa fuggi. Esattamente. E poi, boh, non lo so, puoi fuggire... Io ho sempre detto, c'è gente che fugge e c'è gente che va verso qualcos'altro. Mi piace. Vedi che sei sei un saggio del retro gaming, secondo me. Cattivi loro, eh? Sì, mi stanno uccidendo di nuovo con i loro coltelli. Non li sto prendendo. Mi piace che il calcio volante colpisce finché non arrivi fino giù. Il che è fighissimo. Bravo! Calcio volante lo puoi tenere quanto vuoi, ne puoi fare 3 o 4 in un salto solo, cioè quando tieni premuto lui lo fa. Che colore è questo livello? I zombie. Sembrano zombie ma sembrano anche un po' il piccolo di Dragon Ball quando arriva la prima volta, quando ancora è il grande mago piccolo. Ti sparano le braccia? Sì. Ma sono tutti riferimenti alla cultura cinese, cose, anche prima nel livello prima quei robini che saltano con le mani in avanti, in quel modo sono gli zombie cinesi che saltano così. Ah. Qui è un po' come The Ninja. Uno sprite sì, che non può generarne più di... Il Master System non può gestire più i tot sprite. E quindi se ti fai sentire seguire da quelli non ne arrivano altri. Però è un numero che cambia a seconda dei giochi. Ora non so da che cosa dipenda. Qualcuno che ne sa di più magari ce lo spiega. Però per esempio The Ninja ne può fare almeno 6 o 7 a schermo, più il boss che ha sempre il suo slot prenotato. Combo completo, ha avuto un'idea geniale. Mi devi fare uno spottino per il canale, tipo Tonno Nostromo. Ho fatto subito lo skip al primo colpo. Questo è molto buono. Hai lanciato la multa? Sì. È la prima che ti vedo lanciare. No, seconda, però vabbè. Sì, non le uso molto. Preferisco saltare e andare avanti. Che grafica. È lì per distrarti mentre ti arriva poi. No. Bastardo. Sì, eh. Con il flicker si possono aumentare il numero di sprite, certamente, però è un po' brutto. Ah, ecco perché flickerano loro ogni tanto quando sì. Sono tanti. Sì, è il suo modo per farne apparire due. Cioè per raddoppiare o aumentare. Sì. E a volte è proprio questo flicker che fa saltare la visuale. Dai, il gatto, perché noi qua stiamo uscendo dal Mega Drive, ovviamente in 240p come si usciva dal Mega Drive, entriamo nel nostro upscaler, l'OSSC che ci avete regalato voi con i vostri abbonamenti, e dall'upscaler appunto entriamo dentro il gatto. Mentre le TV a tubo catodico erano molto comprensive sui formati che gli arrivavano e quindi le console vecchie non avevano problemi, anche se avevano dei cambi repentini di risoluzione, o meglio, più che di risoluzione, di modo grafico, come in particolare Master System e Super Nintendo. Super Nintendo gira, fa un sacco di cambi di risoluzione malefici. Elgato, che è la scheda di acquisizione che usiamo per grabbare il tutto, perché noi ovviamente da 240 upscaliamo fino a una risoluzione che venga... facciamo del line doubling, quindi in buona sostanza non usiamo filtri, è tutta una roba
pulita, pulita, pulita. Voi così state vedendo di fatto quanto di più vicino si può avere a vedere in digitale l'output di un Mega Drive, in questo caso di un Master System. E però il gatto è molto meno comprensivo delle TV, quindi se il Master System con questi flicker o con altre cose gli fa dei cambi repentini, lui si rintrona momentaneamente. Anche PS1 nei menu di gioco tipo Silent Hill. Eh sì, ma è un po' la magia brutta dei 240p. Allora, vediamo adesso. E allora? A che punto sei? Se non ricordo male, adesso c'è un'altra boss rush. E poi il finale. E poi l'ultimo livello. La musica è veramente bellissima. Mi rendo conto che ogni volta che giochiamo, che tiro fuori qualsiasi cosa di Master System, dico, ma che bei colori, ma che bella musica, perché è vero, è un po' il mio imprinting nella vita. Grazie per il follow, non ho fatto in tempo a vederlo, ma grazie, grazie. 11 minuti e abbiamo quasi finito, cioè... No, allora, sono 49 minuti, 50 minuti che streamiamo, di cui 5 di pre-roll, quindi 45 e abbiamo fatto Solstice, Alex Kidd in Shinobi World e adesso stiamo facendo Kung Fu Kid. Figata. Poi qui altro suono tipico del Master System, il suono dei punti che salgono, questo qua a me fa impazzire. Lo associo molto a Wonder Boy in Monster Land. E beh, alla che fine, poi finiva con fine il tutto quando ti ridava i cuori. Bellissimo. Allora, Passerotto dice una cosa, no, lo dicevamo anche noi prima. Passerotto dice: ma sbaglio, ha alcuni effetti sonori, musica e un po' di gameplay di Yar Kung Fu. Non ha tecnicamente effetti sonori di Yar Kung Fu, però l'abbiamo detto prima che è un po' un incrocio tra Green Beret e Yar Kung Fu. Che buttalo via come una combo niente male. Non li conosco. Ultimo boss? No. È sempre boss rush ancora. Sì. Che poi la boss rush era una bastardata ed era per fare in modo che se da bambino o da ragazzino ci eri arrivato al pelo, morissi. Cioè la boss rush è ok, fammi... Sei arrivato fino a qua, va bene. Adesso fammi vedere che li avevi capiti veramente i boss. Vediamo se hai studiato. No, vediamo... In realtà sono altri, non sono gli stessi che ho già fatto. Sono una serie di boss così di fila. Non c'è il livello, c'è solo i boss. E se muori devi rifarli tutti. Bella roba. Fatemi un bello shout out anche a Vito Iuvara. Ciao Vito, piacere averti qua. È vero che sono diversi comunque. Ah, lui è la tecnica dell'ubriaco. È un Drunken Master lui. Mi stai veramente tirando delle tallonate dietro le orecchie in volo. E devi essere più alto di lui. Se è più alto lui ti colpisce. Se no. È morto di cirrosi tra l'altro. Cioè un po' di colpi glieli facevi tu. E un po' era lui a terra che perdeva vita. E adesso? Adesso mi sa che sì, round 7 è l'ultimo livello. Eh sì, cielo tempestoso uguale ultimo livello. Coi tuoni, i lampi. Quelli sono gli zombie cinesi. Gli zombie salterini. Sì.
Era veramente di moda il Kung Fu quando eravamo piccolini, eh. Fine? Faccio così. Bam! Basta. Ma una puntata con l'esimio dottor Yuvara, quando volete, cioè o meglio, quando vuole Vito. Vito, sei sempre invitato. Ma guarda che finale. Cioè, guarda che fulmini epilettici, esce lo spirito. Il cielo non è più tempestoso, diventa fatto di gelato al puffo. Bam! Accecante. È uno sprite fighissimo, eh. Kung Fu Kid. Basta così? Scritta. Neanche i credits. Niente. No, no, cioè, qua si siamo tornati alla schermata del titolo. Sì, sì, basta. Fantastico. Non c'è più niente. Fantastico, fantastico, fantastico. Allora, Tringhi, fai un saluto per YouTube. Ciao YouTube. YouTube, ringraziate Tringhi che è stato qua con noi. Speriamo che torni presto. E noi invece ci vediamo in questi giorni o comunque in continuazione. Ciao. Ciao.